Buongiorno mondo, buongiorno a tutti, ci video traballante perché siamo in auto e finalmente stiamo festeggiando il nostro Natale. Voi direte come il nostro Natale? Siamo a febbraio, praticamente a Natale, come sapete, chi ha visto i miei video sa che non abbiamo festeggiato Natale perché tutti i parenti erano con il Covid. Oddio il sole, mamma mia. E quindi eravamo soli e non potevamo festeggiare giustamente in compagnia e ci siamo annoiati moltissimo, quindi ci vogliamo rifare. Oggi andiamo a casa dei suoceri tutti insieme, diciamo la tavolata che doveva essere a Natale la facciamo oggi, faremo un bel pranzetto, vi faccio vedere tutto quello che abbiamo fatto e quindi staremo insieme e festeggeremo il nostro Natale in ritardo a febbraio. Vabbè, diciamo va, festeggiamo un San Valentino, va, mettiamola così. Infatti non mi sono vestita manco di rosso perché non lo so, cioè avevo tante cosine carine anche scozzesi da mettere, però passato il santo, passato la festa e non l'ho messo più. E quindi adesso vi portiamo con noi a vedere questo pranzetto bellissimo che faremo. Vero Jennifer? Vero? Vero amore? Perché sei così triste? Ridi! 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 Non fare la triste, dai! Ridi, ridi! Vuoi dire qualcosa? Vuoi dire qualcosa, amore? Cosa vuoi dire? C'hai i capelli a pazza come la mamma oggi, vero? Cosa vuoi dire? Cosa vuoi dire? Noi mangiamo e ci vediamo dopo. Ciao! Eccolo qui il primo. Auguri di Buon Natale! Auguri a tutti! Buon Natale! Infatti guardate, c'è anche la tovaglia natalizia con l'albero di Natale. Eh sì, questa è la tovaglia che mia mamma ha fatto alla suocera e ha fatto aggiungere anche il merlettino finale, guardate che classe. E qui ci sono i ravioloni ripieni, ravioloni li chiamo che sono giganti, con mozzarella, carne, prosciutto e non ricordo cosa c'era all'interno. Questo è dell'amore mio e questo è di Jennifer che si sta divertendo un sacco a mangiare i ravioloni. Com'è Jenny? Come sono? Come sono, amore? Com'è? Buono? Come sono? Ah, umma! Come sono i ravioli? Buoni! I ravioli casarecci! Buon appetito e buon Natale in ritardo a tutti! Mentre io scendo. Vai. Brutti pensieri. Guarda l'altro delle castagne. Ma perché si gioca ancora? E adesso una bellissima delizia al limone. Yummy. Che fai, amore? Brava! Piedi con i piedi, ciao ciao! Con il culo! Brava! Con le mani, ciao ciao! Con i piedi, ciao ciao! Con le mani, tutti faranno! Bam! Halloween! Bellissimo, bello bello.
Questo è per Giallo? C'è un pensiero per Fabio. Ah, anche Fabio che non è venuto. Bene, bene. Questo è il nostro regalino. E a te lo scaldacollo. Bello. Che sei andato oggi? Veramente toccare i campani è bella, che calma il corpo e la piano mente. Piano sono piano piano ci provo a calma. Vabbè, e sta predisposto, apri le orecchiette, pure le orecchiette, no, ah, yeah. No. Lei è op e guarda quando è che è, non ti preoccupare, guarda quando ma vabbè, se Enzo gli dà. Sì? Ti piace Up? Sì? Sì, sì. E mi piace Up? È famoso. Non è finita qui. E sono solo le 20 e 26. Tra stuzzichini, perfetto, amareguati, tutti in balanza, cioè davvero, noccioline, arachidi, noccioline, 24, 25, 26, dobbiamo elencare le sostanze nutritive che noi troviamo in queste noccioline, omega 3, omega 6, ragazzi, un arricchimento di acido linolenico e arachidonico. Sì, come no, e dopo i dolci, quindi trippa, cellulite, smagliature, vai. Quindi da un lato aiutiamo siamo il sangue a liberarsi dei grassi e poi dall'altro invece li arricchiamo. Ci sfondiamo con questi. Con una bella percentuale di colesterolo. Non abbiamo mai smesso dalle tre di mangiare, questo è il risultato. Esattamente. E poi qui ci sono i nostri amati rustici che stavamo aspettando da stamattina. Però, chiacchiera a pistacchio, super novità, aspetta, e quelle normali. Ed eccoci qua pronti nella mia bakery. Oggi vi faccio vedere il ciambellone al cioccolato e mascarpone, buonissimo. E tra l'altro è anche facilissimo da fare perché ci sono pochissimi ingredienti e si fa proprio subito, quindi veloce ed economico. Gli ingredienti sono 220 g di farina, 180 g di zucchero, 3 uova intere, 250 g di mascarpone. Ho utilizzato dei Smarties che avevo ed ecco il risultato. E poi una bustina di lievito, pan degli angeli, basta, questo è tutto. E i 250 g di mascarpone e mescoliamo tutto. Voilà! Inseriamo la nostra farfalla del Bimby. Adesso andiamo a mescolare qualche minuto. Dopo una bella mescolata aggiungiamo addio dieta. Mescoliamo nuovamente, eccolo qua, dopodiché aggiungiamo 220 g di farina, 1 bustina di lievito ed è pronto. Mescoliamo tutto e lo trasferiamo nella nostra tortiera. Eccolo qui pronto il composto, adesso lo versiamo nella tortiera. Ovviamente la tortiera imburrata, infarinata, questa qua è per una ciambella da 25 cm, però se ce l'avete un pochino più piccola ancora meglio, così viene più alta. Ovviamente forno preriscaldato sempre. La ricetta portava 35 minuti, invece il mio si è cotto dopo 40 circa 45 minuti. Ovviamente ogni forno è diverso e adesso lo proviamo. E per cena la pinza romana presa alla Lidl, c'è scritto pizza romana alla pinza, eccola qui, è la prima volta che la prendiamo, vero Leo? Io l'ho fatta con pomodoro, mozzarella, olive nere e Leandro con pomodoro, olio e parmigiano reggiano, perché con la pancia sta un po' così e così e quindi abbiamo evitato di mangiare, cioè lui ha evitato di mangiare mozzarella.
Ok, allora buona cena e noi ci vediamo dopo. Ciao. Mia mamma. Ed ecco il momento delle oche. Amore, Jennifer, che belle! Ti piacciono le ochette? Ciao! E qui c'è un bel laghetto con tutte le ochette. Piccolina! Cioè piccolina, è grandissima! Quanto è bella! Com'è Jenny? Com'è? Aspetta, eh! Che bella! Bello, non è Natale comunque. Oggi è San Valentino, guardate che bella. Una bella pizza margherita a forma di cuore per noi. Poi c'è anche una bella torta a forma di cuore. E per concludere, una bella torta a forma di cuore. Guardate che bella. Ovviamente non l'ho fatta io, l'ho comprata. E vediamo all'interno cosa c'è, perché non lo so nemmeno io. Ho letto crema pasticcera, pan di Spagna, liquore, quindi semplice. Davvero buona. All'interno c'è frutti di bosco, vero mamma? Fragole, frutti di bosco, sì, sento liquore, pan di Spagna e crema pasticcera. Non è forte. Ottima, top. Volevo farvi vedere le mie unghiette super super San Valentinose. Guardate che belle, c'è il battito, questo telefono non mette mai a fuoco, i cuoricini e poi c'è questa qua con scritto I love you. Molto molto carine, ovviamente con lo sfondo del tappeto a forma di cuore. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ieri ci siamo lasciati con le pizze a forma di cuore e la torta a forma di cuore per San Valentino. Oggi, dato che siamo liberi, perché non c'è nemmeno Jennifer, perché ragazzi è diventata insostenibile, cioè deve andare dove dice lei, deve sempre camminare, il carrozzino non lo vuole vedere più, io non riesco a portarla più in giro, è diventato veramente difficile, pure Leandro lo dice, cioè in due non riusciamo a tenergli testa praticamente, perché la lasciamo più libera, la facciamo camminare, però deve andare sempre dove dice lei. Come dici no, andiamo di qua, magari lei c'è un pericolo, no? La sposti, la fa girare, lei urla. Quindi passa più tempo a piangere che fondamentalmente a divertirsi, a camminare. E quindi automaticamente, se possiamo non portarla, anche perché se andiamo in un posto dove si cammina molto, magari ci sono i San Pietrini, in mezzo Napoli, non è che una bambina così piccola di un anno e mezzo riesce a camminare bene, ci sono parecchi pericoli, non ce la portiamo.
Però ovviamente se andiamo in un parco, andiamo in spiaggia, andiamo in un posto tranquillo per i bambini, ovviamente ce la portiamo. Non è che siamo egoisti e ogni volta che usciamo la lasciamo a casa, no. Però vi dico la verità, è diventata un po' difficile andare in giro con lei. Ieri siamo andati in un negozio a fare un cambio e mi ha reso il pomeriggio proprio un incubo. Avevo sempre lei nell'orecchio che si lamentava, che piangeva perché doveva andare dove diceva lei e il padre non riusciva praticamente a seguirla. Quindi abbiamo detto oggi andiamo a Napoli, ci rilassiamo un po', vi portiamo con noi e non ci fate caso ai miei capelli, orribili, sono orribili. Sono anche puliti ma sembrano sporchi, non lo so perché ultimamente sto passando un periodo proprio secondo me di stress. Infatti i capelli li vedo proprio piatti, si sporcano subito, senza luce, non ce la faccio più a vedermi così. Infatti spesso mi vergogno anche di girare la telecamera verso di me perché sono in queste condizioni. Però è giusto che uno vede la realtà, quindi ho questi capelli. In settimana però farò un cambiamento drastico, quindi sono felicissima perché cambierò completamente colore e farò anche la frangia. Poi vi farò vedere un colore completamente diverso, nulla a che vedere con il biondo, con il castano. Una pazzia, diciamo che è una pazzia, infatti ho scelto la maschera colorata in modo che con i vari shampoo va via, perché è un colore appunto particolare e onestamente la tintura anche no. Poi magari ci sto così bene che decido di fare la tintura, questo non lo so. Comunque vi farò vedere. Adesso sbrighiamoci che è tardi, andiamo a Napoli e voi venite con noi. Outfit del giorno, eccolo qui. Scusatemi per lo specchio, anche questo è un acquisto che dobbiamo fare, assolutamente uno specchio normale per la camera da letto. O non so, nella cameretta, nel corridoio, da qualsiasi parte, però ci vuole. Perché questo vedete a finestra e quindi mi vedo sempre male. Infatti non riesco mai a fare i video haul con gli abiti indossati perché non ho uno specchio decente. È una cosa che comunque dobbiamo fare al più presto. Allora, outfit del giorno vi stavo dicendo, e sono tutti acquisti con i saldi, quindi se vi interessa le trovate ancora queste cosine. Allora, c'è questa magliettina a collo alto, non è molto stretta, è un modellino morbido, è un SM, tutta super glitterata, bellissima questa qui. L'ho presa da Candida, è il negozio, e se non sbaglio l'ho pagata 7-8 euro in saldo e l'ho presa così. E anche carta da zucchero, bellissima quella lì, anzi la potevo mettere, che stupida, perché comunque sono vestita di jeans e marrone ci stava benissimo. Stessa cosa per la gonna in ecopelle, io spero che vedete, stessa cosa per la gonna in ecopelle, è fatta così, vedete, stretta ad alta vita, anche questa è del marchio Candida. E questa, se non sbaglio, 10 euro all'incirca. Poi le calze, queste qui a retina, retina piccolina con i glitter, l'ho presa l'anno scorso da The Zenith in saldo, se non mi sbaglio 6 euro in saldo, non ricordo di preciso. Gli stivaletti, non ci fate caso alle scarpe di Leandro, anzi quello è un nuovo acquisto, Nike Jordan, l'ha presa all'outlet, l'ha pagata tipo 80 euro invece di 150, giusto Leo? Costavano tipo 150 a prezzo pieno. Forse la collezione vecchia, non lo so. Comunque l'ha pagato 80 euro, sono molto molto belle. Poi i miei stivaletti, questi qua super alti, vedete? Morbidi, con i lacci nel retro e con il tacco piccolino piccolino, quindi per passeggiare sono perfette. Queste qui le ho prese in un negozietto, cioè non vi riesco a dire dove prenderle perché non è un marchio. Io penso sono scarpe tipo da mercato, per intenderci, le ho pagate 15 euro, però sono molto comode, devo dire la verità. Queste tipologie qua le trovate, penso, al mercato o a quei negozietti che vendono cose, diciamo, a poco e niente, va, per intenderci. Poi questo giubbino lungo, vedete che bello, questo è bellissimo, mi sono innamorata. L'ho pagato soltanto 25 euro e l'ho preso da Zwicky, stupendo. Nel retro, aspettate, vi faccio vedere, praticamente ho fatto il laccio dietro, così fa la figura più bella, diciamo, perché nel senso la rendo un po' più sinuosa, perché comunque è un oversize, è una S ma è un oversize, quindi automaticamente essendo un po' troppo largo, legandolo dietro va benissimo. E all'interno c'è questa ecopelliccia bianca bellissima che esce così con il colletto, bella, troppo bella questa giacca. Veramente belle, i bottoncini, le tasche, ma poi per 25 euro, voglio dire, costa davvero poco, quindi... Ok, questo è tutto, andiamo. E poi dimenticavo
questo bellissimo zainetto preso da Pittarello, è il negozio, vende scarpe, borse e quant'altro, e ce lo vedo perfettamente con l'outfit di oggi. Ecco il marchio Café Coste dello zaino che vi dicevo prima. Guardate che bella questa stradina con tutte le frasi. Bella. La figata di questi ombrelli, ne vogliamo parlare? Sono artigianali. No, Joker. Bello. Bello, sì. La risata. La risata sul, diciamo, sull'ombrello proprio. No. Super Mario, Minnie. Sherlock Holmes. Infatti, vedi, li fanno a mano. Ma sono dipinti a mano. Guarda. Sì. Tipo come se fossero statuette dei presepi, va, per intenderci. Però il manico, Totò, vedi il manico è così particolare. Ma che figata. Questo è il negozio, fa anche shop online. Pubblicità, dovrebbero pagarci per questo. Andiamo a vedere. Ce ne sono di tutti i tipi, tutti i colori, tutte le grandi. Guarda questo! Ah, gli ombrelli vintage, guarda qui Leo, Totò. Totò, sì, sì. Vabbè, proprio quelli normali. Beh. Allora, cosa ha detto? Allora, che costa? 65 il piccolo? Sopotne? E 85 il grande. E Sopotne? Sì. 85 sono... era un ombrello. Sono realizzati in resina. Dipinti a mano in resina, ho capito, però 85 euro un ombrello. Vabbè, perdonatemi. Ci può stare, se... Ma tu sei pazzo. Comunque ci può stare. Io non me lo comprerei. Guardate che bello da qui, come si vede il castello. Vuoi farci un po' di storia, Leandro? Vabbè, questo qua, se non mi sbaglio, è stato Carlo D'Angiò a commissionare, diciamo, il l'edificazione di questo castello, perché poi sconfitti gli Svevi lui praticamente salì al trono di Sicilia e poi decise di stabilirsi, quindi da Palermo stabilirsi qua, quindi a Napoli. Anno di costruzione lo sai? No, 1200 e qualcosa. 1200 e qualcosa, comunque bellissimo. 1200, 250, 240, una cosa del genere. Ok, grazie della spiegazione. Questa è la Galleria di Napoli, che diciamo è un po' simile anche a quella di Milano. Ci sono stata e sembrano abbastanza simili. Molto carina, eh? Poi la luce che filtra è bellissima a quest'ora. Qua. E poi di qua. Stanno facendo i lavori come al solito, quindi... è sempre un po' bruttino da vedere, eh? Meglio che sistemano che lasciano poi alla fine tutto alla rovina.